sarà difficile, ma daremo il massimo perché è proprio cambiato il mood, comunque l'atteggiamento di questa squadra, dove non ha più paura di porsi dei limiti, non ha più paura di crearsi degli alibi, ma ha tanta voglia di divertirsi. Quindi è proprio una squadra che mi piace e sono contenta di farne ancora parte e di essere la capitana. E detto questo, non mi nascondo che l'emozione è come se non avessi mai vinto l'Olimpiade. Seppur qualche giorno fa, qualche settimana fa, arrivavo con della tranquillità, con della consapevolezza, comunque mi dicevo l'hai vinta e quindi devi difendere il tuo titolo. Ad oggi, arrivata nel villaggio, penso forse non l'ho mai vinta, perché quell'emozione che ho dentro è proprio quella di volerla rivincere o comunque di fare il massimo per riprovare quelle emozioni, ecco. Tempo ci aspettiamo, abbiamo visto 89% di umidità, ma non ci spaventa, nel senso che ci siamo allenati anche vista comunque Tokyo, abbiamo già visto quelle temperature, toccato quelle temperature e personalmente non ho, mi sono sempre piaciute, quindi vedremo, poi ogni gara a sé, quindi non mi spaventa il tipo di clima che troveremo, anche perché poi lo sarà anche per tutte. Sicuramente è la prima volta che mi capita di gareggiare alle 9:30, quindi finire così tanto tardi, però ripeto, il caldo potrebbe piacermi. Ma quest'anno, incrociando sempre le dita, è stato forse l'unico anno dopo 4 ad essere il migliore, dove non ho avuto intoppi. E ripeto, nelle ultime settimane continuavo a dirmi ma come può essere così facile, cioè non avere nulla, e quasi mi dicevo guarda, speriamo solamente che la ciliegina sulla torta sia, ecco, il proseguo di quest'anno andato bene. Le mie sensazioni, mi sento appunto bene, mi sento di aver fatto tutto quello che dovevo fare, e ripeto, anche in una condizione strana, perché tutto è filato liscio. Da casa vengono veramente tante persone, amici, familiari, ci sarà mio marito e nonché allenatore, quindi Lorenzo Tessi, quindi mi aspetto, come mi sono detta più volte in questo avvicinamento, che sia appunto una gara guidata dall'emozione. Mi ci metto pure io, perché comunque le ambizioni sono state alte, incrociando le dita, toccandomi, però è chiaro che se siamo qui non ci vogliamo nascondere, vogliamo difendere, almeno per quanto mi riguarda, poi mi smentirà come tutte le cose che ho detto, ma vogliamo difendere il mio titolo, lo vorrei difendere. Però ecco, se devo pensare alle avversarie, e comunque ci metterei la peruviana e Kimberly Garcia, ci metterei la spagnola e poi non, ovviamente australiana, Montag e una cinese, mettiamocela, però il podio è fatto da 3, quindi qualcuno rimarrà fuori.